Padova è capitale del gioiello contemporaneo e mi piace ricordarlo perché forse la città e anche i media non si rendono conto di quanto importanti siano queste manifestazioni che sono iniziate 8 anni fa con Mirella Cisotto che è qui e che ringraziamo sempre perché ci ha portato nel gioiello contemporaneo e voglio ricordare anche la mia compagna da 8 anni di studio, di contatti, la Luisa Bazzarella Dal Piazza che questa mattina ha presentato un concorso per giovani artisti dalla Galleria Betto, no? Ecco, quindi, e questo è molto importante perché vuol dire che cioè, anche mostrare ai giovani un, così, un futuro e un lavoro futuro. Ma questa sera presentiamo quello che io ritengo un onore per me presentarlo e anche un onore per me esserci nella galleria di un artista che voi tutti sapete che io adoro, Alberta Vita. Non siamo parenti, lo dico una volta per tutte, perché pensano che sia una cattazza delle volenze, ma non è così. E presentiamo un artista internazionale ed è un onore veramente per Padova avere qui Monica Castiglioni. Monica Castiglioni, giovane design, ma video artista, ma anche fotografa internazionale ed è veramente una, io direi anche scultrice, perché i suoi gioielli sono delle microsculture, che è una delle artiste veramente del gioiello contemporaneo più importante a livello internazionale. Per esempio, andando alla MoMA di New York e anche alla Tate Gallery di Londra, ci sono nei bookshop, talmente le sue cose sono piaciute che c'è tutta la collezione dei suoi gioielli, quelli naturalmente di piccola portata, che io ho avuto modo di ammirare. Questa sera ci presenta un po' la sua collezione partendo dagli anni 80, in cui lei si avvicina al gioiello con un approccio quasi grafico. Difatti, nello scritto che Alberta ha presentato, cioè, inizia con delle contaminazioni che le vengono dalle suggestioni familiari. Conosce Max Huber, che è un grandissimo grafico svizzero, che tra l'altro ha rifatto tutta la grafica delle Einaudi, ma non solo, ha fatto la grafica della Rinascente, ha fatto la grafica dell'Eni, con Achille Castiglioni, e quindi già viene a contatto con questi personaggi che affinano e sono la base della sua cultura. Sin dall'inizio predilige queste forme arrotondate che ben si prestano ai suoi gioielli, che sono gioielli che avvolgono gli spazi del corpo femminile, gli anelli, i bracciali, le collane, e sono poi anche un approccio però, io le chiamo piccole sculture, perché lei fa delle fusioni in bronzo da dei pezzi unici in cera, e veramente chi sa la difficoltà di fare sculture in bronzo con questi oggetti sa proprio la capacità che ha lei di lavorare con la cera persa, di fare veramente queste anime che sono prima delle anime emotive e poi sono delle anime della materia. L'approccio alla materia di Monica viene anche raffinato da uno che è uno dei, io lo considero uno dei più grandi scultori giapponesi, Kenjiro Azumo, il quale fatto mostre internazionali ovunque, anche se lui vive, credo, a Milano ancora, che è stato poi l'assistente di Marino Marini. Quindi questa capacità di lavorare la figura e dalla figura snodare la materia, e questo lo vedete nei gioielli di Monica, che sono dei gioielli che sono delle forme che si aggregano come dei percorsi di vita lungo il corpo, derivano proprio da questo. Io ho intitolato il pezzo che ho scritto Elogio dell'imperfezione, perché ecco, quello che per alcuni potrebbe essere un difetto, la non precisione, in realtà in arte, soprattutto nel gioiello,
è un valore. E a Monica piace assecondare proprio l'improvvisazione che deriva nel lavorare la materia, quindi è la materia che si crea e lei segue il percorso della materia. Per cui da queste aggregazioni poi nascono questi studi sulle forme e soprattutto vorrei ricordare anche che la bellezza, e questo lo diceva il grande Achille Castiglione, nasce dalla semplicità. E i suoi gioielli sono proprio questo, delle forme semplici che però, se li indossate, poi creano veramente un percorso notevolissimo. Grazie a tutti. Devo ricordarvi anche che, e questo è per il gioiello, Monica ha fatto, è anche una fotografa molto importante, se vedete anche le foto di personaggi, anche come per esempio Lea Vergine, anche di altri artisti, anche della... Marco Petrus, a me è piaciuto quello della Lea Vergine in particolare, che è una storica dell'arte che io amo particolarmente, e ha scritto questo libro, fatto questo libro sulle pozzanghere di New York, in cui è interessante vedere la città vista dalla pozzanghera. E anche qui l'approccio alla fotografia è un approccio materico, perché c'è la non perfezione della visione, no? Per cui dall'imperfezione nasce la visione, ed è interessante vedere come la non perfezione crea una visione che forse è ancora più precisa. E quindi vedendo queste foto mi è venuta voglia di guardare le cose in maniera meno perfetta. Grazie. Grazie.